Allora, innanzitutto, visto che tu e Scilla Bonfiglioli avete vinto un premio per il vostro ultimo romanzo, quindi insomma, congratulazioni perché è un bellissimo risultato, anche se adesso il momento non è dei più felici. Sì, guarda, hai perfettamente ragione, anche perché loro il Pegasus Literary Award, che è un premio importante, fanno sempre, devo dire, tutti gli anni delle cerimonie molto importanti, lussuose, con ospiti internazionali, ci hanno chiamato dicendo che ovviamente devono rimandare la premiazione e si cercherà di farla in tempi migliori, come tutto il mondo. Il mondo è Certo. traslato, no? È rimandato in avanti. Io avevo 80.000 impegni. Stanno tutti traslando in avanti. Vabbè, speriamo di vivere anche qualche mese in più nella nostra vita. No, più che altro il problema sarà quando inizierà di nuovo la corsa agli impegni. Anch'io avevo una serie di eventi pubblici da fare che sono saltati e mi è dispiaciuto tantissimo. Poi magari li rimetteremo in agenda, però è un casino, in effetti. Lo so. Però la cosa bella del romanzo è che è un romanzo a quattro mani. Sì. E non tutti sanno, siccome io principalmente appunto faccio queste video interviste per mostrare il romanziere che sta dietro alle storie e anche per dare delle note tecniche alle persone che mi seguono, che sono aspiranti scrittori, come scrivere un romanzo a quattro mani? Perché non è semplice, ci sono dei lettori che non li leggono proprio perché hanno il pregiudizio. Guarda, non si può dare una risposta unica a questa domanda. Io credo che ogni coppia di autori, che è uscita scrive a modo suo. C'è chi uno scrive, l'altro corregge, c'è chi scrive un capitolo uno, un capitolo l'altro, c'è chi scrivono come capita. Dipende. Diciamo che per quanto mi riguarda, io ho scritto questo romanzo con Scilla Bonfiglioli, ma il precedente che è uscito in Mondadori, Romolo, il primo re, l'ho scritto con un altro autore, Guido Anselmi. Questo dopo 20 romanzi che invece ho scritto solo a nome mio. Ho cominciato a fare questo progetto perché? Perché io ho messo in piedi un gruppo di autori molto bravo, che sono cresciuti nell'arco del tempo insieme a me, insomma, attraverso prima con dei miei corsi, poi pian piano con le pubblicazioni, poi sono andati per la loro strada, hanno dimostrato di essere autori veramente bravi, in gamba, quindi hanno imparato, sono andati oltre. Insieme ad alcuni di questi autori, quando trovo affinità su alcune storie che io ho da tempo e che non riesco più per le miliardi di cose che faccio, non riesco più da solo, soprattutto nel processo di documentazione, informarsi sull'antica Roma per Romolo, informarsi bene sul mondo dei campi di concentramento, dei campi di sterminio nazisti, per non scrivere sciocchezze, non sono cose da poco. Quindi diciamo che questi autori mi sono serviti soprattutto per un grande lavoro di ricerca sui materiali e poi ovviamente di scrittura con le loro capacità e la loro qualità. Io ho un pregio che sono anche un editor, sono un editor professionista, no? Sono un editor di collane Mondadori, è il mio lavoro, quindi io riesco a conciliare, oltre ad essere uno scrittore che può mettere le mani anche a livello stilistico, a livello strutturale, sono anche l'editor che ha l'occhio da editor sul libro. E quindi mi è piuttosto semplice riuscire a coordinarmi il lavoro con altre persone, soprattutto quando questi autori con cui collaboro sono molto affiatati con me perché ci conosciamo ormai da tantissimo tempo. Io so perfettamente come scrivono perché li ho visti crescere. E quindi questo lavoro è stato molto semplice, tutto sommato. Io però avevo bisogno di autori bravi, in gamba, con un'affinità con cui riuscire a inserirmi in alcuni settori e poter scrivere delle storie che avevo lì da una vita. Bambino nazista, tutto nasce perché io avevo letto. Ormai ho fatto un calcolo, ogni tanto uno pensa al tempo che passa, 15 anni fa, una vita fa, io facevo questi sceneggiati per Mediaset, per la televisione, stavo studiando le carte del processo di Norimberga e ho scoperto, ho trovato, mi sono imbattuto in questa piccola annotazione che una bambina si è salvata grazie all'intervento di un ufficiale nazista che poi è stato prosciolto al processo di Norimberga. Basta, era tutto segretato, non ho trovato altri, e per 15 anni ho cercato informazioni e non le ho trovate, e il libro restava lì. Poi grazie appunto all'incontro con Scilla Bonfiglioli, alla sua sensibilità, avevo bisogno poi di una sensibilità femminile per tante cose di cui questo libro porta ai lettori, grazie ai suoi studi, al fatto che lei si è messa a lavorare molto bene, ce l'ha messo un sacco di energia, che io purtroppo non ho quasi più perché faccio 1,5 miliardi di cose, e grazie a questo siamo riusciti a innescare una storia che volevo scrivere da 15 anni. Altrimenti da solo penso che non ce l'avrei mai fatta, sarei rimasta ancora lì nel cassetto. Molto bella questa storia e anche il bambino con il pigiama a righe nasce, non so se hai visto il film o letto il libro, nasce da questa intuizione bellissima perché
ci sono un sacco di storie ancora che si possono raccontare. Ma E sì, senza ti niente. volevo anche chiedere questo, perché io la domanda sulla documentazione sarebbe stata successiva, ma visto che l'hai iniziata tu, te la faccio. Quante energie servono per documentarsi in maniera scientifica, insomma, credibile, per scrivere un romanzo Guarda, storico? questo è un altro punto molto delicato. Allora, ovviamente dipende da cosa si scrive. Se si scrive un romanzo storico, è evidente che la documentazione è fondamentale. Cioè, io posso anche scrivere una storia di fantasia, perché poi tutte le storie sono di fantasia, parliamoci Certo. chiaro. Cioè, o si scrive un libro di documentazione storica, un saggio storico, allora ci citano solo le cose che vengono recuperate dall'archeologia o da altri studi. E basta. Ma non parli né di emozioni, né di cosa pensavano le persone, di cosa quelle persone, come interagivano con le persone. Non lo puoi sapere, no? Se devi parlare di emozioni, di interazione tra persone, devi entrare nell'ambito della narrativa. La narrativa è questa, è fiction, cioè è fantasia. È la possibilità di chiudere, di coprire quei buchi della storia che non abbiamo, che la storia ci pone tante pietre miliari, ma in mezzo sono delle voragini che non sappiamo cosa è successo. Ma non sappiamo cosa è successo non solo da un punto di vista storiografico, di date o di avvenimenti, ma soprattutto da un punto di vista di emozioni delle persone che quegli eventi li hanno vissuti. Certo. La narrativa fa questo, ricostruisce questi vuoti immaginando e cercando di portare i personaggi a essere più credibili, realistici e coerenti possibili con il mondo. Quindi studi tutto quello che ci sta intorno, che deve essere perfettamente credibile, coerente e totalmente coeso. Quando l'hai studiato bene, prendi i tuoi protagonisti e li porti lì dentro. E non ti devi troppo, in maniera esagerata, preoccupare di raccontare al lettore tutte le informazioni che hai tirato su per far vedere quanto sei bravo, quanto hai studiato. Che è il classico errore che fanno quasi tutti gli scrittori dilettanti che mi capitano tra le mani. Devono far vedere quanto hanno studiato. E allora mi Infodump. riempiono, no, un overdose di informazioni. No, non importa, l'importante è che tu crei il contesto, fai capire al lettore che tu ne sai e quindi gli dai il sapore, il gusto, l'odore del periodo che stanno vivendo. Poi quello che il lettore vuole sono le emozioni dei personaggi che sono dentro. E allora sono queste le cose importanti. Però è ovvio che io dico sempre, io studio tanto e arrivo ad avere 100, poi in un libro posso metterci nel 10, il 15% di quel 100, non devo mettercelo tutto, ma io devo aver studiato per 100. Quello che non va bene è che invece molti fanno il contrario, cosa fanno? Raccattano quel che possono su internet, ormai su Wikipedia sembra ci sia tutto, e quindi butto dentro le robe che ho preso su Wikipedia. Quindi raccogli 10 e metti dentro 10, o raccogli 15 e metti dentro 15. Mi spiace, ma il lettore ti sgama subito, ti capisce subito che non c'è la realtà lì dentro. Quindi questo va fatto. Allora il lavoro di documentazione è un lavoro lungo, è un lavoro che occupa mesi, mesi, mesi. Io generalmente passo più tempo nella documentazione che nella scrittura. La scrittura è molto più semplice, per me poi è abbastanza semplice, molto veloce, molto semplice, una volta che è tutto strutturato. È la ricerca che comporta invece grande fatica, grande. Per questo, appunto, tornando a quello che dicevo prima, gli ultimi due romanzi che erano complicati da questo punto di vista, li ho fatti insieme ad altri due autori, anche perché io contemporaneamente a questi romanzi ne stavo scrivendo tantissimi altri, perché io sono intuppato in un sacco di progetti, quindi non avevo solo quelli. E io sto scrivendo un romanzo su Carlo Magno molto impegnativo, che sto scrivendo io, che è veramente terribile, perché il periodo di Carlo Magno è un periodo terrificante e mi sta venendo fuori un libro di 1.000 pagine su Carlo Magno che mi porta via un sacco di tempo, ecco. Beh, Però quello è un così periodo si fa. denso, storicamente parlando, ogni 5 minuti capitava una cosa, quindi è Sì, difficile. bisogna sapere come Sì. i personaggi portarli dentro e farli vivere insieme a Carlo Magno quello che hanno vissuto. E non è Mo molto semplice. bello, molto bello. Io sono una editor, mi definisco una editor personale, nel senso che aiuto le persone che non hanno ancora maturato una certa coerenza stilistica di scrittura ad arrivare alla casa editrice. Quindi faccio un lavoro più di preparazione, diciamo, dello scrittore. E da anni combatto la battaglia della progettazione narrativa, cioè non credo nella scrittura di getto, nella sola scrittura di getto. Tu sei d'accordo? Sei una persona che scrive di getto oppure appunto hai un processo di incubazione delle informazioni che vai a mettere nel romanzo? Allora, io sono della scuola che dice che in scrittura ognuno fa quello che vuole. Che in scrittura ci sono delle regole che vanno studiate, vanno imparate, ma lo scrittore bravo le disattende come quando.
Se non sei bravo, non disattendi le regole. Ok. Se ti limiti a seguire gli schemini, non sei bravo, secondo me. Ma è una mia personalissima opinione, come ti Certo, potresti dire. certo. Per cui, secondo me, ognuno deve agire come vuole. C'è chi va di stinto, io conosco autori che scrivono di stinto, che fanno delle cose meravigliose che a me non riescono, perché io non sono in grado. Io personalmente scaletto. Io Ok. devo scalettare in maniera rigorosa quello che scrivo, anche perché quando scrivo, avendo tutto pronto, non voglio avere distrazioni o no, quella roba lì devo ancora farla, non l'ho studiata, mi devo fermare per andare a recuperare. No, io voglio che sia tutto pronto, mi metto lì e scrivo. Poi durante il processo di scrittura, come tutti sappiamo, possono venire le idee folgoranti, immaginare delle cose diverse che non hai immaginato prima, allora devi ricambiare tutto, torni indietro, riscrivi, rifai, ma quello fa parte della scrittura. Però io credo che sia questo l'importante, cioè è giusto che ognuno capisca qual è il suo metodo. Ok, in generale. Dopodiché, per tornare invece al tuo discorso, perché è una fase 2 di questo ragionamento, la fase 2 qual è? Se ci rivolgiamo a chi ha le prime armi, chi comincia, all'esordiente, lì le cose sono molto diverse. Se non sei uno scrittore che ha avuto già esperienza, che ha avuto già un pubblico, che ha già dei rapporti con il mondo editoriale, che sa come funzionano le cose, non puoi pensare di fare il genio incarnato che arriva, butta fuori per crisi mistica, perché ho avuto la grande idea mistica, la butto giù e poi saranno gli altri a dover capire. No, non esiste, perché il mondo non è fatto così. Il mondo è fatto da altri 100.000 che sgomitano per cercare di arrivare alla pubblicazione, ti passano tutti davanti perché sono organizzati meglio di te. Quindi bisogna capire questa cosa. Allora sì, se sei le prime armi, conviene che vai a non solo cercare di studiare, cercare di capire, scrivere, 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 leggere, 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 mettersi lì, prendere bastonate sulla testa, provare, riprovare la cosiddetta gavetta che io ho fatto per tanti anni, che oggi sembra che nessuno voglia più fare. Oggi la gavetta non si fa, perché tanto metto una roba su Facebook, metto in un gruppo e sono diventato uno scrittore. Ma non sei niente, perché non hai avuto nessun confronto con nessuno. Quindi bisogna avere un po' di umiltà, modestia, tanta convinzione dei propri mezzi, però anche avere l'umiltà di dire, ok, devo a farmi un percorso, devo costruirmi un percorso, devo dimostrare, non prima tanto a me stesso, quanto ai miei referenti, cioè ai lettori, che sono in grado di dargli quello che vogliono. Dopodiché, se uno ci arriva perché è veramente Dostoevsky, per cui Dostoevsky si sa, Dostoevsky gli chiedeva, ma lei come fa a scrivere così bene? Lui mi guardava un po' stralunato e diceva, ma io scrivo, no? Ma non aveva il computer, quindi io scrivo. E vai a chiedere a Dostoevsky, Dostoevsky era 100% talento. E che gli frega, chi ha 100% talento fa queste cose qui, ma in qualsiasi campo dell'arte, ovvio, giusto? Chi ha Certo. 100% talento, cosa gli vuoi dire? Cosa deve Niente. fare? Che scaletta? Però Quello che ha 100% talento sarà fa uno tutto su quello che vuole. cento, però, Ma diciamo. di Dostoevsky quanti ce Appunto, n'è? Ma non ce n'è più. Ma sì. magari mi capitasse un Dostoevsky. Il problema è che io che leggo un numero immenso, immenso, di dati lo scritti di autori esordienti, immenso, non ne trovo, non ne trovo. E credo che uno dei grossi problemi sia proprio questo, come dire, la mancanza di umiltà, la mancanza di giudizio personale e credere che di essere già arrivati. Non è vero, non è così. Non basta scrivere una cosa, farla leggere alla mamma, al parente, all'amico, che per forza di cose avranno un giudizio positivo perché sono imbarazzati a non dirti la verità. O non ne Quando hanno i arrivi il mezzi, momento, insomma. quando arrivi alla resa dei conti, vai con un professionista, lì il mondo cambia, perché il professionista si guarda te, ma guarda te in funzione di un pubblico a cui deve fare Certo. riferimento. Unite una casa editrice, cerca gli autori, ma cerca gli autori bravi da pubblicare per il pubblico e quel libro deve vendere, perché se il libro non vende, ci rimette anche lui il suo lavoro. Quindi non posso limitarmi a sei grande, sei un genio creativo, buttiamoti fuori, quel che succede, succede. Ma no, non esiste. Esiste nel self-publishing. Fallo nel self-publishing, che è un mondo A tutto a parte, parte. sì, Io ho fatto dei video su questo, sul con self-publishing, altre è logiche tutta proprio, un'altra roba. Però, probabilmente. ecco, capito? Allora sì, va bene, secondo me, se sei le prime armi, conviene che tu non solo scaletti, ma cerchi davvero di fare un lavoro importante, fatto bene, distrutto. Di quello che è il tuo lavoro di scrittore. Quindi come costruisco i personaggi, come devono essere, come devo farli, ma siamo sicuri che vanno bene così? Ma sto scrivendo un romanzo giallo, un romanzo di fantascienza? Bene, ho fatto il lavoro che io, autore, dovrei fare, cioè
sono davvero informato su ciò che è stato scritto, su ciò che è uscito di quel genere letterario? Sono sicuro che il mio protagonista, il mio personaggio, che ho strutturato in questa maniera, me lo devo scrivere bene, sia originale rispetto a ciò che è già uscito? Perché c'è gente che, non sto scherzando, c'è gente che mi ha scritto, no, io quando io chiedo, ma tu chi leggi? Mi mandi un romanzo di fantascienza, ma chi leggi? Io Rispondo, no, io scrivo. non leggo nessuno perché non voglio essere influenzato dagli altri. Ma è la più grande follia che esista, perché è la classica scusa facile per dire, no, io non ci voglio fare una mazza, non leggo nessuno, ma tutti devono leggere me. Ecco, questo atteggiamento è un atteggiamento totalmente sbagliato. Quella gente, ve lo posso assicurare, non arriva da nessuna parte. Io non ho mai visto uno di questa gente arrivare da qualche parte, mai. E sono da 40 anni in questo settore, in questo mondo. Conosco tutti nel mondo delle case editrici, conosco tutti gli autori. Non ce n'è uno con questo atteggiamento che sia mai riuscito a ottenere qualcosa nell'editoria. Quindi, se volete restarne fuori, avanti così. Se volete entrare, bisogna cambiare atteggiamento. No, mi fa molto piacere che tu dica questo in maniera anche molto energica, perché io lo dico da anni, però non tutti mi ascoltano. Ma in realtà molti autori con cui ho collaborato sono arrivati in maniera organica, naturale, a case editrici di importanza nazionale. Giunti, Mondadori, Sperling, Harper & Collins, Fazzi, senza raccomandazioni, a volte anche senza agenzia letteraria alle spalle, perché hanno scritto una storia che valeva la pena leggere, l'hanno presentata, l'editore ovviamente ha interesse a pubblicare una storia che può vendere. E sono stati, hanno firmato il contratto e sono andati in pubblicazione. Quindi mi fa piacere che tu sostenga questo con tanto fervore, perché secondo me c'è bisogno che certi aspiranti scrittori si sveglino un attimo e comprendano che non stanno facendo loro un favore, cioè non è che ti devono fare un Sì, favore, cioè, c'è un no, pubblico ma di poi riferimento a se cui. posso permettermi, secondo me Certo. l'autore diciamo, chiamiamolo esordiente, le Sì. prime armi, adesso sai, emergente, adesso si usano tutti questi termini, questi sinonimi per cercare di non, in realtà scrittore basta, insomma, no? Lo scrittore deve riuscire a capire se quello che ha scritto ha una valenza per un pubblico di riferimento, sì o no. Dovrebbe riuscire a capirlo Certo. lui. Perché attenzione, è una cosa che pochi sanno, ma quando un autore, anche affermato, anche di un certo livello, scrive un romanzo, non è che prende, scrive e poi lo manda a buio alla sua casa editrice, l'editor lo riceve, gli arriva, oh, mi è arrivato un nuovo Grazie. romanzo, che bello. No, se ne parla con gli editor, si dice io ho questa storia, che ne dici? Magari l'editor dice, eh sì, no, carina, però guarda che c'è quell'altro, altrettanto famoso come te, che tra un po' usciamo, e tu non lo sapevi. E allora dici, ah no, momento, allora calma, allora aspetta che faccio un'altra cosa, però c'ho quest'altra idea, che ne pensi? È questo il lavoro. Allora, ovvio che uno scrittore alle prime armi non ha questo contatto diretto col suo editor che gli può dire queste cose, però deve sicuramente poter dire, ma quello che sto scrivendo, quello che la mia idea, può funzionare per un pubblico? Sì o no? Il primo giudice deve essere se stesso, cioè deve rimettersi lì e dire che storia è? Di che cosa parla? Qual è il punto di forza e a quale pubblico si riferisce? Se non mi rispondi bene a queste domande, non funziona. La maggior parte degli esordienti, quando gli chiedo che libro è, mi rispondono, ma sai, un libro di fantascienza ma con elementi gialli, che però tendono all'horror perché così nel fantasy, nello urban fantasy, young adult, può andare C'è un benissimo. po' Nella di serie, spiritualità anche di no, con solito. Sì. l'idea che così prendo tutto il vasto mondo dell'editoria. Sapete qual è il risultato? Che non te lo pubblica nessuno. Perché l'appassionato di fantascienza, dell'horror, dello young adult non gliene frega niente. Dell'appassionato di horror che tu mi metti dentro il fantasy, oh, aborrisce. E così via. Ormai la gente vuole leggere del suo genere letterario preferito. Certo. Allora tu mi devi dire, questo è un grande romanzo horror, fatto così così, che racconta queste cose. Si rifà la tradizione di Stephen King o si rifà invece la tradizione lovecraftiana o quello che vuoi tu? Ma mi devi incasellare, farmi spiegarmi a me, editor di riferimento, che Certo. prodotto è? Però io ce l'ho, poi un'altra cosa che la gente non capisce. Io sono il direttore dei gialli Mondadori, per i gialli di Urania, di Segretissimo, poi vari Oscar Mondadori. Allora, ma se tu mi mandi un libro per i gialli Mondadori e mi dici che c'è dentro fantascienza e oro, ma secondo te io te lo pubblico? Ma come faccio a pubblicarlo se il mio pubblico vuole solo gialli? Se mi mandi un romanzo fantasy e io pubblico Urania fantascienza, ma pensi che te lo posso pubblicare in Urania, che non pubblica il fantasy? Quindi tu devi saperle queste cose. Certo. Tu ti devi informare che tipo di libro è scritto, per che tipo di pubblico, a che tipo di pubblico si rivolge,
Qual è l'idea forte che mi dai rispetto a tutto quello che è già uscito di quel genere, che tu devi essere uno dei più importanti conoscitori? Io se scrivo fantascienza devo essere un potente lettore di fantascienza. Se scrivo gialli devo essere uno che mangia gialli dalla mattina alla sera, perché sennò rischio di mandare una cosa che è già stata scritta 1.000 volte e ora non avrai nessun giudizio da parte di un editore, non ti rispondono e basta. Cosa ti rispondo? A dirti, guardi, si mette a leggere un po' di gialli, un po' di fantascienza, perché lei mi sa che non ha un background, ma non puoi dirlo. Questa cosa qui, purtroppo, lasciamolo dire, è diffusissima. Sì, È molto. diffusissima. Io faccio Ma anche leggere quando si tantissimo. presentano a me, che non sono nessuno a livello organico della casa editrice, e sono una che si mette a fianco a tuo e ti aiuta, cioè sono vaghi anche quando si presentano a me. Allora glielo dico sempre, guarda che magari il romanzo è bello, però poi nessuno ti leggerà, perché tu se mandi un'email così, cioè ti rendi conto che non hai scritto niente, non si capisce qual è il punto. Allora io fossi l'editore di casa editrice, cancellerei l'email e passerei avanti. Tanto ne ho 200 al giorno che mi arrivano. Ne Esatto, questa è beccherò uno un'altra, ecco, bravo. hai detto la cosa giusta, hai detto la cosa giusta. Io uso sempre, con i miei corsi, nei miei video, uso sempre questo, faccio sempre questa metafora che secondo me fa capire parecchio. Guardate che, cari amici scrittori, è come se nelle case editrici, in mezzo al corridoio principale, ci fosse un gigantesco, immenso vaso trasparente, dove dentro ci sono 10.000 palline bianche. Le 10.000 palline bianche sono tutti i libri, tutte le proposte che arrivano dagli autori. Ok? Tutti i giorni c'è un omino che arriva con carrello e schiarica dentro un bidone di palline là dentro. Sì. Noi editor siamo lì e abbiamo davanti queste 10.000 palline e abbiamo una difficoltà enorme a cercare di capire. Ne prendiamo qualcuna a caso. Si apre, perché dentro nella pallina apri, vedi che cosa c'è, vedi il contenuto, come dire, apri una busta di un libro, apri una mail e vedi il contenuto. Certo. Ma ce n'ho lì 10.000 che mi aspettano, non posso stare troppo ad approfondire, non puoi dirmi legga il mio libro per capire di cosa parla, e tanti lo fanno. Ma come leggo il mio libro? Leggo 300 pagine per capire di cosa parla, ma me lo devi dire tu di che cosa parla, mi devi dire tu se è permesso per il mio È la collega. strategia persuasiva per far venire la Sì, ma sai curiosità. quanta gente scrive la sinossi, ma da noi arriva a un certo Mi punto e il conosco. finale lo scoprirai leggendo, ma io non c'ho tempo, non lo posso fare. E quindi cosa faccio? Ti metto da parte perché c'ho lì altri 10.000. Certo. E se io ne leggo, ne tiro fuori 10 a caso, la mattina dopo arriva il mio omino col carrello, ne butta dentro 1.000. E quindi io cosa faccio? Questo, allora io dico sempre, pensate se è brutto da dire, io me ne rendo conto che è brutto, però pensateci un attimo, cari scrittori dei primi anni, se in quel gigantesco vaso di palline bianche ce ne fosse una rossa, voi cosa fareste? È certo. Chiunque. Prende la pallina rossa. Ora, domanda. Siamo sicuri che una volta aperta la pallina rossa contenga qualcosa di davvero bello o più bello delle altre palline bianche? No. Magari nella qualche pallina bianca ci sono dei capolavori, nella pallina rossa no. Però il concetto è che chiunque, voi compresi, prendereste la pallina rossa. La pallina rossa cos'è? È il modo in cui vi presentate, in cui vi fate vedere, in cui vi dite chi siete e cos'è il vostro prodotto. Dovete farlo diventare pallina rossa, quindi dovete dire a chi è rivolto, di che cosa parla e perché è interessante per un editor di riferimento. Se Certo. mi arriva una mail o mi arriva un plico con questa cosa ben chiara, senza dovermi costringere a leggere tutto il libro, io poi te la do la chance, ti prendo, ti apro e a quel punto sì che vado ad approfondire. Anche perché altra cosa che gli scrittori non ci pensano mai, gli scrittori mandano, i 10.000 mandano la loro roba e pretendono, senza che sia stata chiesta, pretendono che l'editore legga tutto, valuti tutto Certo. e magari ti risponda. Allora, cerchiamo di capire questo meccanismo una volta per tutte, perché ragazzi, se volete entrare in un mondo dovete sapere come funziona. Certo. Io sono editor di gialli, urania, cioè, mi arrivano dei romanzi dei gialli o dei romanzi di fantascienza. Secondo voi cosa faccio? Me ne arrivano 1.000 in un mese. Tra tutte e tre le collane che ho io, 1.000 è un numero abbastanza veritiero, eh? Sì, ci 1.000 al credo. mese. Cosa faccio? Leggo 10 pagine. Dovrei, secondo quanto questi autori pretendono, perché è una pretesa, perché poi molti si arrabbiano, si infuriano, ti rispondono, maledetti, scrivono su... No, io dovrei io, anche se voi mi avete mandato la roba senza che io ve l'ho chiesta, io dovrei prendere 1.000 libri al mese. Farli leggere, valutare, ma come? Così in fretta e furia? No, vero autori, voi volete che io li legga bene, con attenzione,
fino in fondo, e magari venga fatta una bella scheda approfondita per capire cosa c'è dentro, in modo che si possa capire, giusto? Certo. Bene, chi li fa questo lavoro? Io, che sono l'editor? Ovviamente no. Ho una serie di miei collaboratori, si chiamano lettori della casa editrice, che lavorano per me, a cui io affido dei romanzi in lettura. Leggono, li leggono bene, vanno a fondo, capiscono, mi fanno delle schede dicendomi cos'è quel libro, di che cosa parla, se ha senso o non ha senso rispetto al mercato, se è funzionale per la mia collana, se può piacere ai lettori. Certo. Perfetto, esattamente quello che tutti gli autori residenti vogliono. Ma secondo voi, questi lettori a cui io affido i miei libri da leggere, i vostri libri da leggere, lavorano così, per spirito filantropico e perché sono dei volontari che non hanno niente da fare dalla mattina alla sera? Sono dei pensionati che hanno la pensione e quindi possono leggere gratis? O Ovviamente no. qualcuno li paga? L'editore, io li pago. Ok? Ora, diamo una cifra a caso, 150 euro, una cifra a caso. Io pago 150 euro a uno di questi lettori per uno di questi libri. Ne arrivano 1000 al mese. 150 per 1000 fa 150.000 euro al mese. Per 12, fate i conti, in un anno di così io dovrei spendere perché voi mi mandate i vostri dati lo scritto. A caso. Ovvio che non è possibile farlo. Ma chi può spendere quelle cifre folli? Poi da tutti quei libri, quanti ne pensate che ne escono fuori veramente pubblicabili? Pochissimi. I pochi che vengono fuori, secondo voi, vanno in libreria a cuor leggero? No, perché l'editore ha dei costi, quei costi li deve allocare, si dice. Cioè, se io spendo 1000 euro di letture e ho letto 10 libri e di questi 10 libri ne pubblico uno, i 1000 euro di letture vanno in carico a quell'unico che viene pubblicato, che quando esce deve prima di tutto recuperare i costi di quelle spese. Ok? Quindi cosa si fa? Si cerca di farlo oculatamente, si cerca di fare in modo più o meno di guardare il più possibile tutto quello che arriva, cercare di capire appunto se quello che arriva potrebbe essere di tuo interesse, si fa presto, perché ripeto, arrivano robe, leggi il finale per capire, è fantascienza, horror, giallo e tutto insieme, non si sa che cos'è, ci sono strafalcioni grammaticali nella mail di presentazione, voglio dire, una bella Scrematura. falciata la fai subito, però Sì. schermatura. Tutti gli altri più o meno cerchi di capire, qualcuno in cui davvero pensi di vedere il guizzo, pensi di vedere qualcosa di davvero interessante, pensi sia qualcosa di stimolante, lo mandi in valutazione e spendi dei soldi. Io spendo tantissimi soldi tutti gli anni, però purtroppo sono pochissimi poi i libri davvero che meritano di uscire. Ci sono, perché ci sono, ci si lavora sopra, si va, però ci sono. Allora, l'autore deve essere in grado di capire che c'è, che esiste questo meccanismo. Quindi devi pensare, beh, ma se il mio dato esatto che mando diventa una pagina bianca, finisce là dentro, ma non mi vede più nessuno, cominciamo a diventare rosso. Quando sono rosso o arancione, rosino, un po' diverso dagli altri, quando sono un po' diverso dagli altri, magari mi prendono, però se mi prendono mi aprono e se mi aprono devo dargli un prodotto che sia funzionale per quello che quell'editore, quell'editor vuole. E quindi cerco di fare in modo di costruire qualcosa che possa funzionare per lui. No, ottima questa ricostruzione, perché io dico sempre, dovete semplicemente fare una semplice carta d'identità del romanzo. Cioè, ma io vorrei mettere anche che quella volta sono andato a raccogliere i pomodori. No, non ce ne frega niente di quando raccolti i pomodori. Concentrati su quello che, perché hai scritto questo romanzo e se hai una conoscenza di fondo del genere e se c'è un'analogia con il genere di riferimento, non so, l'avvocato che scrive il legal thriller e via dicendo. Ora, non è che questa cosa deve esserci sempre, però se c'è, metti perché dà valore. Se non altro alle Indubbiamente, conoscenze cioè. che uno ha. E io spiego che spesso, poi comunque non dimentichiamo che la casa editrice è un'azienda. Cioè, questi si dimenticano, la maggior parte degli aspiranti si dimenticano, non consapevoli, che comunque uno deve anche avere il bilancio in attivo, se non altro. Deve provarci ad avere il bilancio in attivo. Dicevo, l'editore evidentemente è un'azienda, è lì per fare dei numeri, poi però è vero che quello che fa è pubblicare libri, quindi è giusto, è corretto che si dia da fare, che si informi, che vada a cercare libri. Però, per esempio, l'editore, io parlo per il mio lavoro, se mi arriva una proposta a pallina bianca di un emerito sconosciuto che devo fare fatica tremenda solo per capire che cosa c'è dentro,
o mi arriva una proposta da un agente letterario che ha fatto lui il lavoro di scrematura e mi propone un libro a me, perché lui sa che quel libro a me potrebbe interessare, secondo voi io chi vado a guardare per primo? È ovvio che Certo. devo guardare quello dell'agente letterario. Quindi c'è anche questa competizione ulteriore, cioè ci sono dei professionisti del mondo editoriale che sono le agenzie letterarie, che sono gli editor di riferimento, che fanno questo lavoro, Certo. che vanno a presentare, a scremare, a cercare gli autori. Quindi quando ci si presenta bisogna saperle tutte queste cose, bisogna immaginarle. È vero che non te le racconta nessuno, se non trovi questi video in cui magari c'è qualcuno che te li racconta, però bisogna informarsi. Bisogna capire come funzionano i meccanismi, perché altrimenti si resta dei fuori e si rischia di andare a prendere un sacco di cragnate contro il muro, perché quel muro lì è complicato. Poi magari però se guardi bene, un pochino più a destra c'è un passaggio facile per passare, no? Certo. Voglio dire, è come lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo, non so se qualcuno se lo ricorda, che Aldo che cerca di scalare la montagna, fa una fatica cane con tutte le gag, così arriva alla fine e poi trova sopra Giovanni che dice: ma c'era il sentiero, me lo comodo, sono arrivato qua col sentiero. Ho capito, ma se il sentiero non lo sai che esiste, non lo vedi e non sai come si fa ad andarci sopra, tu devi fare una fatica cane per Certo. scavare la montagna. E quindi bisogna anche un po' informarsi, cercare di capire qual è il sentiero giusto da percorrere per arrivare. Dopodiché, attenzione, tutti i ragionamenti che facciamo, ma poi alla fine, a prescindere, fulcro è che se quello che è scritto non è davvero di valore, tutto questo non vale niente. Certo, sì, ma anche Sì, comunque ma attirare anche. l'attenzione in maniera no, giusta, normale, è possibile, cioè non è vero che il mercato editoriale è pieno solo di raccomandati che pubblicano. Smettiamo di nasconderci dietro queste false messaggi, Assolutamente. perché uno non riesce ad arrivare, allora la volpe che non arriva all'uva dice che è acerba, eccetera, eccetera. Non è vero, io ho lavorato con persone perfette sconosciute che sono arrivati appunto a grosse case editrici senza nemmeno fare un percorso con le piccole case editrici prima, quindi non è assolutamente vera questa cosa. E se uno fa quello che dici, è assolutamente possibile almeno farsi No, leggere. no, no. Sì, ma devi avere la buona idea, devi avere una buona conoscenza del mercato, voglio dire, a prescindere dal fatto di saper scrivere. Diciamo così, anzi, a parità di autori che hanno una buona capacità di scrittura, ok, perché tutti gli altri non c'è spazio, Certo. per tutti gli autori bravi a scrivere, a parità di questo, chi riesce ad avere l'idea buona, chi riesce a impostarla bene, chi riesce a presentarla bene. Quindi dipende molto da questo. Poi ci sono tanti modi per poterlo fare, però non è complicato, non è difficile. Basta un attimo informarsi, basta un attimo capire. Ripeto, io ho un canale YouTube dove metto tonnellate di video su questo, in cui spiego come fare a contattare gli editori nel modo giusto, le agenzie letterarie, eccetera, eccetera. Se poi uno se lo va a vedere, se non lavora in un attimo, pensa che non gli serve perché lui è un genio creativo, il mondo deve ringraziarlo per quello che ha scritto, allora vabbè, dalle mie parti si dice ranges, rangiati, voglio dire, beh, se Sì. ci arrivi bene, se non ci arrivi, ma ripeto, io in 40 anni che sono in questo mondo non ne ho mai visto uno, ce ne fosse uno che ci sia riuscito, è uno, per cui. Sono veramente contenta, insomma, di questa tua, anche, è quasi una lezione su come presentarsi all'editore ed è ottimo perché poi tu di base sei anche un editore, quindi ti volevo chiedere come mai a un certo punto ti è venuto il desiderio di aprire una casa editrice e in cosa è specializzata, anche se io insomma lo so perché ti seguo da un po', però spieghiamo perché sei diventato anche editore. No, beh, ma sai, io sono di quelli che hanno fatto la gavetta in tutti i sensi. Cioè, io sono partito che ero minorenne e mi divertivo nel mondo del fandom, cioè degli appassionati dei vari generi letterari, della giallo, fantascienza, eccetera. Si facevano riviste, rivistine, si partecipava ai congressi nazionali, si conoscevano gli autori, si cominciava a scrivere, si partecipava ai concorsi. Io sono partito così, sono partito in questo mondo. Dicevo, appunto, io ho fatto tanta gavetta, questa gavetta vuol dire da quando ero giovanissimo partire a fare riviste, fanzine, le cosiddette fanzine, cioè le riviste per il fandom, in poche copie, all'epoca ciclostilate, ho fatto delle cose incredibili, ma questo mi ha servito per imparare tantissimo, Sì. imparare il mestiere proprio editoriale da dentro.
Nel frattempo sono cresciuto come autore, partecipando ai concorsi, ai conventions, conoscendo autori, e pian pianino ho costruito una strada, mi sono fatto una professione su questo. Io ho abbandonato delle professioni per poter poi passare a scrivere. Passare a scrivere l'ho fatto in senso totale, perché poi sono anche giornalista professionista, sono stato direttore di testate, di mensili, eccetera. Quindi per me è stato naturale a un certo punto affiancare a quella che era l'attività dell'autore anche l'attività dell'editor e poi dell'editore con la sua casa editrice, con Delos Books prima e adesso oggi è Delos Digital, e quindi riusciamo ad avere un parco autori vastissimo, riusciamo a fare grande anche qui. È una casa editrice che serve soprattutto a fare scouting, a trovare bravi autori. Noi ne troviamo tantissimi e poi ci li portano via, noi ci i grandi editori ci continuano a portare via autori. Ma io sono contento se lo fanno, mi va benissimo. Se i nostri autori poi finiscono anche dai grandi autori, mi va benissimo. Cioè il caso di Ilaria Tuti, per esempio, Ilaria Tuti parte con me, con le nostre collane dello Sdigital, l'abbiamo pubblicata lì, adesso è una grande autrice di thriller internazionali, viene a dire, per Longanesi. Benissimo, io Internazionale, sono felice di sì. questo. Ma ci sono tantissimi casi così, derivati dalla nostra casa editrice. Allora, molti autori potrebbero capirla questa cosa, no? Cioè che a volte è importante fare anche un po' di gavetta, cioè imparare, confrontarsi, cercare di mettersi in gioco, provare a cercare di ottenere risultati. Se poi pian piano i risultati li ottieni, allora ecco che tu il tuo percorso lo fai da autore che può diventare qualcuno, ma devi avere l'umiltà, la voglia di metterti in gioco e farli questo percorso, che non è semplicissimo, perché si prendono tante delusioni, voglio dire, non è mica facile, non è che uno nasce imparato, non è che io, ripeto, se non ho 100% di talento puro, e ce ne sono pochissimi, ripeto, pochissimi che hanno 100%, allora cosa devo fare? C'è solo un modo, ho bisogno di imparare le tecniche della scrittura che mi consentono di sostenere come dei veri pilastri il grado di talento che io dispongo. Se io ho un 10, un 15, un 20, un 30, un 40, ho bisogno delle tecniche di scrittura che mi consentono di sostenere e dare massima visibilità al mio talento e massimo sostegno. Certo, Ma se sì. non conosco tutte queste tecniche di scrittura, tutte queste tecniche mi viene da dire non solo neanche di solo di scrittura, ma anche di rapporto col mondo editoriale, rapporto col pubblico e quindi di tutto quello che è intorno all'atto creativo di scrivere, allora non vado da nessuna parte. Molti pensano che basti scrivere, che basti avere l'estro creativo. No, l'estro creativo a volte è fino a se stesso. Se non è supportato da molti altri elementi, è solo fine a se stesso. E quindi bisogna saperla questa cosa. Se la so, vado avanti. Se non la so, posso stare lì per tutta la vita a prendere cragnate contro il muro. Ma guardate che io ho fatto un video che ha avuto abbastanza successo perché parlo del fattore fortuna, no? La fortuna in Fattore questo C, momento. diciamo. Il fattore C. Andatevi a leggere questo video. Cioè, io racconto del fatto che sono a volte, in questo mondo è così complicato, è così particolare, che a volte serve persino la fortuna per riuscire ad avere la possibilità di farsi vedere. Non sto dicendo la fortuna per scrivere qualcosa di talentuoso, no, per farsi vedere. C'è un autore che per 17 anni ha mandato ogni 6 mesi il suo dattilo scritto agli editori, per 17 anni, e lo batteva con una macchina a scrivere, con la carta carbone, non col computer. Ogni 6 mesi lo ribatteva, lo spediva un editore, aspettava. Non arrivava risposta, si metteva lì, ribatteva e lo spediva a un editore alla volta perché era corretto, lo mandava a un referente. Se non gli rispondeva dopo 6 mesi, lui lo rimandava a un altro. Pensa che personaggio d'altri tempi. 17 anni, poi per fortuna, spiego in quel video come è accaduto, per Qualcuno l'ha fortuna letto. è stato visto da un grande editore che l'ha pubblicato. Questo ha vinto poi lo Strega, il Campiello, ha vinto tutto. È uno dei più grandi scrittori che ha il nostro paese. Il problema suo è che non ha nessuna cognizione, per cui pur avendo talento del 100%, lui si limitava a scrivere e a mandare. Se non avesse avuto la fortuna, no, lui non avrebbe mai pubblicato. Noi ci saremmo persi un capolavoro ed è il cruccio che abbiamo tutti noi edito, che in quel maledetto cestino con dentro 10.000 palline ci sia chissà quale capolavoro, che non vedremo mai, perché non abbiamo la possibilità fisica di farlo. E questo è un cruccio, e guarda che io ce l'ho personalmente, ce l'ho. Me ne rendo conto, chissà quanti veramente bravi me li sono Certo. persi perché non hanno nessuna cognizione se non scrivo, io scrivo.
Ecco, bisogna andare oltre io scrivo, perché se non, altrimenti se non hai la botta di fortuna rischi che te finisci nel nulla. È come quello dopo 17 anni ci è riuscito, ma secondo me ce ne sono 10, 20, 30 altrettanto bravi, altrettanto di talento, che ci siamo completamente persi, di cui non abbiamo più nessuna notizia. Sì, e ormai penso che sia andata, nel senso non si possa fare nulla. Per forza. Ma come fa un editor e anche un editore, visto che tu incarni entrambe le figure professionali, a intercettare quelli che sono i gusti del pubblico? Perché è una cosa importante questa. Ah, sai, guarda, il mercato ti fa capire quale gusto, perché poi c'è anche questo giochino qua che è veramente divertente. Io lo sento sempre dire, leggo le discussioni interminabili sul forum, su Facebook. Ovviamente non intervengo mai perché non ha senso neanche intervenire, no? Perché sono tutti professori, sono tutti scienziati, sanno tutto tutto e raccontano del mondo editoriale come se lo vivessero da dentro, loro sapessero tutto. In realtà non ci Certo. hanno mai messo piedi, quindi non hanno la più pallida idea. Però nonostante questo sanno tutto. Ed è un classico che il mercato, gli editoriali, il gusto del pubblico lo stabiliscono gli editori, che sono gli editori. Ma se fosse così, ma cara grazia che noi editori potessimo, ma non gliene frega niente al pubblico, il pubblico va per la sua strada, noi siamo sempre lì a inseguire, vi assicuro che siamo sempre lì a inseguire. Improvvisamente qualcosa esplode per qualche motivo e gli editori gli vanno dietro, a volte in maniera troppo pedissequa, in maniera secondo me stupida. Andare dietro a tutti i costi. Quando a un certo punto le 50 sfumature hanno avuto successo in tutto il mondo, sono andati tutti avanti a pubblicare romanzi erotici in maniera sconclusionata, assurda, senza nessun senso, senza nessun motivo. Ma si cercava di seguire il mercato La perché gli scia. editori, la gente voleva leggere quella roba lì. Ci sono periodi che vuol dire, io personalmente ne ho vissuto uno potentissimo. Con la mia credita, con Delos Books, noi siamo stati in. Abbiamo pubblicato delle collane sui vampiri. Era uscito Twilight. Twilight è stato. Non è che l'editoria ha deciso che da ora in avanti si vendono i libri sui vampiri. Ma cosa stiamo dicendo? L'editoria improvvisamente ha pubblicato questo libro, di questa autrice totalmente sconosciuta. È uscito questo Twilight, ha avuto un successone enorme. Poi non parliamo del film, c'è stato il film, un successo spaventoso. C'è stato un numero immenso di soprattutto donne, ragazze, giovani, che si sono messe a leggere questi romanzi e volevano altri libri così dei vampiri. A queste persone che leggevano Twilight, Twilight parla di vampiri. Se tu gli proponevi Dracula di Bram No, Stoker, che è il no! capo dei vampiri, diceva, ma cosa? Che schifo è? Ma quello è oro, ma lì c'è il sangue, ma no, in Twilight non c'è. Il vampiro è bello, è figo, è sexy, è bravo, mica è Luccica! questa schifezza qui che tu trovi in. Capito? Quindi l'editore cosa fa? A un certo punto dice, porca miseria, si è guardato intorno e ha detto, ma noi cosa abbiamo da pubblicare? Allora ti metti sotto e cerchi roba tipo Twilight, perché la gente voleva roba tipo Twilight. E infatti sono uscite, io come mia casa editrice ho pubblicato i romanzi di Charlaine Harris, della serie televisiva True Blood, che poi è uscita, che ha avuto anche quella un grande successo. Ed è stata un'apoteosi, noi per una serie, per alcuni anni vendevamo l'ira di Dio dei romanzi di Charlaine Harris e poi altre serie che sono uscite. E questo è andato avanti per un bel po' con gente che continuava a chiederceli. Certo. Abbiamo poi venduto in sublicenza a Fazi i diritti per la Charlaine Harris, c'è stato un modo di. Poi improvvisamente, morto, Basta. crollato completamente l'interesse sui vampiri. Perché è subentrata altra roba? Perché quella generazione lì è un po' cresciuta, sono passati gli anni, è un po' cresciuta, è passata ad altra roba. È arrivato after, È subito arrivato, dopo. ma prima Hunger Games, sono arrivati Ah, quegli bene, sì. anni, gli Hunger Games, Maze Runner, quelle robe lì, no? Che hanno un po' messo in disparte i vampiri. Vampiri non li legge più nessuno. Noi editori, secondo voi, abbiamo deciso che il mercato ha raggiunto un momento che basta vampiri? Ma cosa sta dicendo? La gente, noi ci abbiamo messo anche un sacco di soldi e ci abbiamo smenato un sacco di soldi perché continuavo a prendere vampiri, ma la gente no, a un certo punto improvvisamente non ne voleva più. E c'erano le librerie piene di libri di vampiri che sono tornati indietro a tonnellate, e io ne so qualcosa, a Certo. tonnellate. Ma non perché io ho deciso che sono così cretino che butto al macero tonnellate di libri dei miei libri perché ho deciso che i vampiri non li, la gente non deve più seguirli. È il pubblico che va per la sua strada, il pubblico è totalmente. È Libero. impossibile da terminare, non lo sai, non lo sai cosa vuoi. Tu cerchi come bravo, se sei bravo a fare l'editore, intercetti, Sì.
Cerchi di capire il pubblico che cosa preferisce in quel momento. Spesso su dei successi eclatanti che escono, spesso su magari sul mondo cinematografico e televisivo che influenza molto. Per esempio, il successo di tanti autori italiani giallisti deriva dal fatto che sono andati in televisione. Certo. In televisione o come persone, vedi Carlo Lucarelli, sono andati in televisione con le loro serie, Tipo la vedi Manzini, Gazzola. Giovanni e via dicendo. Allora, lì lo intercetti. Certo. Se il vasto pubblico continua a comprare gialli, tu capisci che il giallo è un genere letterario che devi sfruttare bene. Allora tu, editore, ti metti a cercare romanzi gialli, bravi romanzi gialli. Ma non cerchi quello che scrive il gialletto che hanno già scritto tutti, cosa me ne frega? Devo, anzi, c'è un pubblico che è esigentissimo. Che siccome legge tanto, vede tanto ed è informato, se gli dai il gialletto stupido non ti legge e Certo. quindi devi cercare il giallo bello importante. Allora, se tu mi mandi a me editore una proposta, io sono signor tal dei tali, faccio questo nella vita, ho scritto un romanzo giallo per lei che pubblica gialli, per la sua collana. Impostato in questa maniera, che parla di questo e di questo, si ispira a quel tipo di filone, è un giallo classico, è un thriller, è un noir, me lo devi dire che cos'è, così io lo so, perché se tu mi proponi un noir, ti dico, caro mio, Giallo Mondadori storica, 90 anni di edicola, oggi pubblica solo giallo classico. Certo. Il noir non lo pubblico. Se ti rivolgi a qualcun altro, invece magari interessa, vai da Marsilio, vai da Einaudi Stile Libero, vai da chi fa il noir, ma tu devi saperlo. Allora non mi devi mandare un noir. Non so se mi spiego. Tu devi essere informato. Devi sapere che il giallo Mondadori pubblica giallo classico. Allora mi mandi un giallo classico. Ho una collana di apocrifi di Sherlock Holmes, dove pubblico italiani. Mi mandi un apocrifo di Sherlock Holmes e me lo dici. Se a me arrivasse, sono l'autore tal dei tali che io non conosco, guarda, ho scritto un apocrifo di Sherlock Holmes per la sua collana. Questa per me è una pallina rossa. La prendo e lo faccio vedere. Certo. Secondo voi, negli ultimi 2 anni, quanti me ne sono arrivati sulla mia scrivania? Zero. Zero. L'ho detto, che veggente che sono. Zero. Sono io che vado a cercarli, sono io che li trovo. Adesso in aprile esce un romanzo di Daniele Pisani, molto bello, Sherlock Holmes e il segreto della Gioconda, bellissimo. Ma è stato lavoro, è stata fatica, è stata trovare l'autore, è stato Che metterlo poi insieme. io da lettrice li adoro, anche Mr. Holmes, quello che è uscito, che poi hanno fatto il libro, bellissimo. Esatto, però capisci che il mercato quindi c'è, Certo. l'editore che cerca c'è. Semplicemente c'è quello che si sveglia la mattina, scriva, ha scritto il E capolavoro, vuole sì, guarda, c'è Sherlock Holmes nel mio imporre. libro, però c'è anche un po' di fantascienza, perché fantascienza, ma gli apocrifi di Sherlock Holmes metti la fantascienza, ma non interessa, non la vogliono. Certo. Ecco, manca questa consapevolezza di che cosa vuol dire scrivere, che non è, no, non è. Purtroppo solo atto creativo. E non è neanche imporre all'altro la propria volontà, perché al lettore si Vabbè. propone, non si impone No, niente. attenzione, il giudice assoluto supremo di qualsiasi cosa si scrive è il lettore. Ma quanto deve vendere un autore perché la casa editrice lo confermi per l'anno successivo? Perché io ho una vaga idea, però magari anche uno che, so che è brutto parlare di numeri, però i numeri servono anche a Ma rendersi sai, i numeri, a conto. parte che in questo momento parlare di numeri è un Poi ne eufemismo parliamo. perché bisogna essere editoria sopravviva a questo momento, perché è veramente terrificante. Però, sai, lì dipende dai momenti storici, dipende da... Però ovviamente un libro non è... Cioè l'editore poi devo dire che va sempre oltre i numeri. Cioè se tu credi in autore, sai che funziona, perché c'è questo meccanismo stranissimo, io lo so, e ce ne rendiamo conto noi dell'editoria tutti i giorni. Cioè io pubblico magari 100 libri in un Sì. anno, di quei 100 libri la gente se ne ricorda uno solo che funziona. Quell'uno non è detto che sia il migliore dei 100, magari addirittura il peggiore per quanto mi riguarda. Magari gli altri 99, per me, che ci ho lavorato, che ci ho creduto, li ho messi fuori, erano molto più belli. Poi, mannaggia, funziona quello lì. Perché? Non lo sai perché. Perché il pubblico è imprevedibile, è stranissimo. Quindi tu non lo sai perché. Però ci credi in tutti e 100, tu Ok. spingi tutti e 100. Quindi se... Quell'uno va bene, gli altri vanno male, qualcuno va malissimo. Non è che quello che va malissimo lo ammazzi perché, ah no, allora il libro fa schifo, l'ho buttato fuori a caso. Il libro fa schifo, l'ho buttato fuori a caso, non ci hanno creduto, questo lo metto da parte. No, io ci ho creduto, ci ho lavorato con l'autore. Quindi la seconda chance gliela cerchi di dargliela. Cioè,
Cioè, se arrivi a un certo livello in casa editrice, una seconda chance cerchi di darla. Poi certo, se la seconda, la terza non vendi, allora c'è un problema. Allora si vede che il tuo modo di scrivere, il tuo modo di portarti col pubblico, i tuoi personaggi non lo so, non riescono a empatizzare, non riescono a trasferire empatia. Allora c'è qualcosa che non funziona. Per cui a quel punto si cambia strada. Molti autori passano da altre case editrici, si Certo. cerca di fare un lavoro di questo genere. Però non c'è un dato, cioè non è che se mi raggiungi 3.000 copie, sì, se sei sotto, se sei 2.999, ciao, non esiste. È una Ok. questione di quanto tu, edito, credi in quel prodotto. Quanto lo sponsorizzi, diciamo. Eh sì, dopodiché la seconda chance la dai, provi, insomma. Però certo, oggi purtroppo il numero medio di copie vendute si è abbassato tantissimo. E quindi capace che oggi con 2.000 copie vai avanti senza problemi anche in una grande casa editrice, cosa che fino a qualche anno fa non esisteva. Era ridicola come cifra. Assolutamente. Oggi sì. Infatti, ti volevo chiedere, momento di attualità molto difficile, chi meglio di te lo può, insomma, ricostruire, visto che oltre a essere editor sei anche editore, quindi sei colpito, hai due punti di vista Sì. molto interessanti. Ma guarda, il mio punto di vista è crossover e ti dirò, con Ok. Amedeus Digital noi facciamo praticamente solo ebook, cioè noi siamo entrati nel mondo del digitale in maniera convinta e siamo le case editrici con il maggior, secondo Nielsen, il maggior Sì. tasso di crescita nel mondo digitale negli ultimi anni. Sì. Quindi da questo punto di vista a noi in questo momento funziona molto bene. Perché? Perché l'ebook è l'occasione che hai tu, lettore costretto a casa per poter comprare, leggere un libro in maniera molto semplice. Fai clic, te lo scarichi e te lo leggi e hai le novità. Novità che hai difficoltà a trovare in cartaceo. Se te le vende Amazon perché riesce a rifornirsi, bene, c'è stato un momento in cui Amazon non aveva libri, Ma anche adesso perché non ha praticamente niente. pian pianino lui si rifornisce, a volte ce la fa, a volte non ce la fa, dipende. Certo, i super bestseller ce li ha, tutti gli altri è un po' complicato. Certo. Quindi io come ebook vado bene. Poi sono in Mondadori per la carta, tipo gli Oscar, così io faccio tanti libri, gli Oscar Draghi, gli Oscar Fantastici, eccetera, sono libri che purtroppo stanno avendo delle mazzate, perché non essendoci librerie, essendoci solo una vendita alla fine sugli store online, è molto complicato riuscire a venderti. E l'ebook è collaterale, l'ebook è una piccola stampella che tiene su questi libri, ma i costi economici sono tali per cui deve vendere il cartaceo. Ed è veramente un grosso problema, per l'editoria nazionale è un momento terrificante, cioè si stanno bruciando centinaia di milioni, che vuol dire che poi domani se ne faranno, ci saranno delle conseguenze, ne farà le spese tutto il mercato, Sì. ovviamente, oltre che i lavoratori delle case editrici. Poi io paradossalmente ho un terza strada che cura le collane Mondadori che vanno in edicola, che si chiama Mondadori Ania, che è paradossalmente è l'unico canale che oggi hai in cui i libri cartacei li puoi comprare direttamente. Certo, è vero. Edicole ci sono, le edicole sono vive, le edicole funzionano. Per fortuna, anzi, io ringrazio il lavoro degli edicolanti, che è un lavoro terrificante, perché sono a rischio, perché Certo. sono lì, però vanno avanti, continuano, e noi come Mondadori stiamo spendendo al massimo perché è molto più comodo fermare tutto e aspettare tempi migliori. Risparmiavi carta, risparmiavi stampa, risparmiavi un sacco di roba, qui rischi che li stampi, spendi, li butti fuori, poi la gente ha paura, non esce di casa, non vuole andare all'edicola perché ha paura, e noi ci tornano tutti indietro quei libri. Ma Certo. lo facciamo lo stesso perché crediamo, siccome da, ripeto, Giano Mondadori è 90 anni che è in edicola, si è fermato solo durante la Seconda Guerra Mondiale. Non vogliamo che si fermi per il Covid. Stiamo lottando in tutti i modi, anche se vi assicuro che è complicatissimo, per fare in modo che continuino ad andare in edicola. Il mese di aprile è sicuro, li abbiamo già pronti, stanno per essere distribuiti, quindi in aprile ci saranno in edicola. Quel canale lì funziona, è un canale dove c'è la stampa, ci sono i giornali, c'è l'informazione, quindi il Certo. governo per adesso lo tiene vivo. Se domani chiude il canale edicola, io dovrò chiudere tutte queste, sospendere tutte queste collane, sperando che dopo si possa tornare a farlo, e non è detto che sia così, perché poi un editore tira la riga e deve fare i conti. Quindi questa è la Certo. situazione, che su tutti e tre i fronti io ho i piedi in tutti e tre. Digitale è l'unico che funziona, però il digitale funziona con editori medio piccoli, parliamoci chiaro. L'editore grande non può fare il nuovo Ken Follett solo in ebook. Ken Follett vuole 100 milioni di dollari di anticipo e tu come cacchio glieli ridai indietro? Certo.
Non con Chiaro. 9, non con 8,99 euro di ebook di sicuro. Infatti io mi sono sempre chiesta, io sono una lettrice onnivora, leggo tutto, leggo su qualsiasi supporto, non mi interessa, e li compro in edicola, li compro in libreria. Ovviamente adesso c'è questo problema, poi ho visto recentemente c'è stata questa iniziativa, si chiama Libri da Asporto, non so se hai avuto modo di vedere, che un distributore si è messo d'accordo con un po' di case editrici, un po' di librai indipendenti per creare una rete di vendita di libri porta a porta. Ovviamente non in tutte le regioni, non in tutti i luoghi, però... Sono tutte belle iniziative, ma sono cose piccole. Esatto, questo volevo dire. Non risolleverà comunque a livello di bilancio una casa editrice. No. Ma quando le cose si sistemeranno, noi speriamo che succeda presto, anche se le notizie non sono confortanti, cosa succederà a livello di proprio autori che verranno scelti per essere pubblicati? Riesci a fare una sorta di premonizione? Nel senso, l'esordiente totale verrà secondo te messo da parte per preferire un autore già di casa editrice che sapete aver già venduto tot? Beh, sì, Vero? sicuramente, nel senso che sarà tutto ridimensionato. Ok. E secondo me ci sarà tutto ridimensionato, il numero di uscite non potrà più essere quello di adesso, come numero di libri che escono, perché per rimettere in piedi tutta la filiera, tutto il movimento, ma lo farai senza i finanziamenti, senza i soldi che hai fatto l'anno precedente, che quindi è Certo. quasi a zero, e quindi non hai da investire. Ora, i grandi gruppi che possono finanziare, finanzieranno, metteranno dentro, ma cosa butti fuori? Butti fuori Ken Follett, Dan Brown, Fabio Volo, quelli che sai che ti vendono e ti fanno rientrare in fretta soldi che non è che puoi puntare Liquidità. Certo. sull'esordiente che se ti va bene ne fa 2000 copie e forse nell'arco di 3 anni ti si ripaga. Purtroppo sì, ci sarà un problema da questo punto di vista. Dopodiché, magari molti invece investiranno sull'esordiente, perché non avranno i soldi, cioè, capisci? È difficile da capire, ma magari qualcuno investirà invece sull'esordiente, perché non gli dai tanti soldi d'anticipo, non lo vai a comprare all'estero, cerchi l'italiano che ti costa di meno, non paghi i soldi della traduzione, cioè, vai a spendere molto di meno, magari ti va anche bene se salta fuori un autore che improvvisamente vende. Poi porti avanti, insomma, nel tempo. Qualcuno lo farà. Però ci sarà qualcuno sempre mirato, studiato, con l'idea di trovare uno che possa davvero buttare fuori qualcosa di importante. Se no vai sul sicuro e vai a prendere gli autori che sai già che hanno un mercato, che c'è un pubblico. Questo mi sembra evidente. Sì, e io, insomma, mi sembra anche a me una riflessione abbastanza, diciamo, ragionata e razionale, però molti magari non capiscono le logiche che ci stanno dietro, quindi è bene dirlo, esplicitarlo, perché vedo che non è molto chiaro. Poi, però mi ricollego anche a quest'altra domanda, poi tra un po' ti lascio andare perché immagino appunto che tu abbia anche altre cose da fare. Io mi rendo conto, molti si lamentano, molti aspiranti scrittori che non riescono poi ad arrivare, si lamentano di questi fenomeni, diciamo, del web, che creano una pagina Facebook, hanno un blog e raccolgono attorno a sé un folto numero di pubblico, di possibile pubblico, no? Di un romanzo. E quindi pagine dai 20.000 in su, 100.000, 200.000. E poi questi autori vengono opzionati dalle case editrici per scrivere magari un romanzo sul tema di riferimento della pagina o insomma Certo. un romanzo. Ora è chiaro il motivo per cui viene fatto, ma io vorrei che tu facessi una riflessione proprio sul discorso del lettore, cioè la casa editrice a quel punto ovviamente più che prendere il singolo scrittore sta acquistando il pubblico, no? Di Sì, quello... però aspetta, allora, Sì. per esempio, poi la gente queste cose non le capisce se non le dici. Per esempio, gli youtuber, ma li chiamiamo così, Sì? in casa editrice, anche se magari fanno dei blog, ma sono chiamati Va youtuber, bene. come categoria. Ok. Youtuber, quando diventano influencer, cioè quando Sì. diventano, che hanno veramente un grande seguito, ovviamente sono d'appeal per un editore, perché in pratica si dimostra che quando escono, vendono tanto. Non ne parliamo se poi oltre a vendere fanno anche un film, come è successo da poco, di recente. Funziona. Però attenzione, se voi prendete i libri di questi youtuber, scoprirete, basta guardare nel frontespizio, appena aperti, che non rientrano mai nella narrativa, non rientrano mai nelle collane narrativa, non rientrano mai nelle collane. Sono tutte varia. Cioè, la casa editrice ha capito che c'è un folto pubblico che segue, quindi all'interno di una non classificazione varia, cerca di portare dentro queste persone perché queste persone sono in grado loro
di sfruttare i loro canali, i propri canali, per diffondere i propri libri. Quindi, alla fine, cosa fai? Tu stai dicendo non al pubblico qualunque, perché c'è questo equivoco, ah, si pubblicano YouTube per così, questa è editoria da quattro soldi commerciale, anziché pubblicare il mio romanzo che è un capolavoro, io sono Dostoevskij, non mi riconoscono e pubblicano quella schifezza lì. Sì, ma quella schifezza lì non va a te, che tanto non la compri. Va a tutti quelli che li seguono, Certo. va a tutti quelli che li vogliono. Quindi l'editore sta facendo banalmente un servizio per quella gente lì. Cioè, se tu fai il libro della Ferragni o di Fedez e vende 50.000 copie, sono 50.000 che seguono Fedez e la Ferragni, che altro che 50.000 ne hanno. Certo. Quindi qual è il problema? Il problema è che stai facendo un libro per gli appassionati che magari lo vogliono quel libro lì. Bene, allora glielo do. Tu, che sei il grande Dostoevskij che ti lamenti, non c'entra niente, non cambia niente a te la tua vita. Perché non è perché pubblico quello o non pubblico te. Anzi, io dico a tutti i Dostoevskij che non ottengono risposta. Guardate che se ci fossero più di quelli lì che portano soldi alla casa editrice, io editore avrei più soldi per provare a investire anche su di te. Se quelli là non ci sono, io soldi non ne ho. E vado sul sicuro, non vado su quello che non mi porta dentro soldi. Quindi non ha senso mettersi a parlare di quelle robe lì. Quelli sono fenomeni che funzionano. Tu vuoi fare il fenomeno? Beh, dimostrami che sei uno youtuber, influencer, che hai 100.000 iscritti al tuo canale. Quando ce l'avrai ti pubblicherò. Qual No, ma è il problema? questo ovviamente è un ragionamento giusto, anche perché escono anche le biografie dei calciatori e altre cose che a me personalmente non interessano, ma insomma, se qualcuno se le compra, tanto meglio per loro, Ma che me ne certo, frega, hai nel senso, voglia, ma non è sono che do tutti soldi fuoco che entrano in casa editrice. alle biografie dei calciatori, cioè, Certo. anche perché sappiamo tutti che non li scrivono loro, insomma, insomma, quasi mai, ecco, No, ma mai. poi ci sono guarda che ci sono dei libri meravigliosi in queste Sì. biografie, Certo, cioè. però sono cose diverse, cioè non è che appunto tolgono mercato Sono cose diverse, non a un tolgono niente a narratore di nessuno. genere, ecco. No, ma io mi rivolgo proprio a delle persone che scrivono romanzi, quindi per esempio recentemente è uscito per Longanesi un ragazzo che si chiama Christian Bergamo, che ha una Sì. pagina che si chiama Quasi Padre, che lui in questi anni si è costruito questo pubblico a 20.000 persone, mi pare, sulla pagina, e questo romanzo poi non è stato anche sfortunato perché il cartaceo non c'è da nessuna parte, perché è uscito il giorno di San Giuseppe, 19 marzo, e si può comprare solo in ebook, e come esordio, poverino, non è stato fortunatissimo visto il periodo storico, però lui, Alessandro D'Avenia, La Murgia, sono persone molto seguite, ok? Sì, beh, ma sai. Sono casi diversi, cioè Sì. D'Avenia è D'Avenia, poi Sì. dopo ovviamente diventa famoso come scrittore, tutti lo seguono anche Sì. sui social, la Murgia non ne parliamo, quindi Sì. non sono casi. Poi ci può essere il caso di quello che scrive anche, magari è anche bravino, riesce a scrivere anche una cosina, gli dà la sua possibilità perché ha il suo pubblico. Oggi, ripeto, se 2.000 copie diventano un numero accettabile e tu hai una persona che solo per i suoi contatti ti può garantire di arrivarci con le 2.000, È lo appetibile, questo voglio fai. dire. Ci lavori sopra, ci metti un editor accanto, a volte sono Certo. dei ghostwriter, ragazzi, dietro c'è tutto un mondo. Perché poi è facile dire, ah, oh, ho scritto un libro. Caro, cioè. Piano. Quindi sì, ci sono anche quei casi lì, però uno non tolgono niente a nessuno. Cioè, non è che perché esce quello io non pubblico quell'altro. Questa cosa è un meccanismo che veramente non riesco a capire. Tutto quello che un autore trova che può pubblicare lo pubblica. Il numero di libri che escono, siccome è calato la quota media di venduto per ogni libro, cosa fa un editore per compensare? Aumenta la quantità dei libri che escono. Quindi escono sempre più libri. Ce ne sono tantissimi che escono. Quindi la possibilità, la chance c'è per tutti, ma devi sapertela guadagnare. Certo. Non è che stai lì, scrivi al tuo atto creativo e poi aspetti che sia qualcuno che viene a casa tua a trovarti. No, non è così. Devi essere tu capace di farti vedere. Essere uno youtuber, essere un influencer, eccetera, è un modo per essere pallina rossa se vuoi, Eh sì. perché hai un motivo, un valore, che è quello di essere uno che ha un pubblico che lo segue. Sì, è quasi un Poi, modo di attirare in modo indiretto, cioè ma invece di sì, poi bussare alla faccio un porta ti... braccio, pazienza, voglio Esatto. dire, ci sono quelli che hanno scritto libri perché sono andati al Grande Fratello. Sì, E qual è la ok. qualità? Che qualità hanno perché sono andati al Grande Fratello? Niente, sono andati in televisione, è Sì. così, ma il mondo purtroppo è un mondo così, un mondo di apparenze. Sì. Ma se la gente decide di entrare in una libreria e spendere dei soldi, ma saranno affari suoi, voglio dire, che te frega te? Tu cerca di trovare la tua strada. Tutto il resto, io lo dico, cioè, il mondo che. Metà mondo si era innamorato delle 50 sfumature
E metà Metà mondo lo mondo era odia. infuriato, imbufalito, lo odiavo, questa schifezza in corsa. Quella metà mondo deve capire che grazie all'altra metà mondo che ha comprato le 52, che sono entrati un sacco di soldi ai creditrici, sono usciti tonnellate di libri che non sarebbero mai usciti, tra cui magari qualcuno dei vostri, che non sarebbero mai usciti. E comunque, apriamo una parentesi, 50 sfumature, la versione erotica dark di Cenerentola, chiusa. Ma sì, Cioè, nel senso, non è ma va altro che bene. una struttura universale buttata lì con una C'è dentro contemporaneità tutto, c'è anche che ha l'Odissea funzionato dentro. tantissimo, insomma. Anche Ma sì, Twilight, voglio grande dire. tecnica, grande capacità di prendere un pubblico. Poi ti Sì. può piacere o non piacere, è tutta un'altra. Il gusto non si Però discute. uno che vuole scrivere, secondo me, lo deve comprare, se lo deve studiare. Cioè, Certo. questo è secondo me quello che manca. Cioè, non Guarda, allora invidiare hai chi toccato un arriva. punto importante che io cerco di far capire sempre. Voi dovete leggere i libri che vendono tanto, non per il gusto personale, ma per capire perché sono arrivati a vendere Certo. tanto. Ok? Quindi Harry Potter si deve leggere. Assolutamente. Fine. Non mi importa se non vi piace. Vuoi fare lo scrittore? Ti metti lì, ti impunti, ti leggi Harry Potter e Certo. scopri il mondo. Perché scopri come si fa veramente appassionare il pubblico. In sette in una serialità, poi, che è un argomento che non abbiamo toccato, ma è molto complicato. Tra l'altro, però voglio dire, Harry Potter non puoi non leggerlo. Un libro di Harry Potter lo devi leggere perché non è possibile non leggere un libro così. E le 50 sfumature le devi leggere. Anche se totalmente il genere è totalmente astruso, non me ne frega niente. Se vuoi farlo scritto, attenzione, non sto parlando di lettori che devono leggere Sì, per sì. gusto. Il lettore legge quello che vuole e poi dice mi piace o non mi piace, mi fa schifo, è bellissimo. Affari suoi. Certo. Ha speso dei soldi, fa quello che vuole. Se vuoi fare lo scrittore, tu devi capire i meccanismi, le tecniche. È questo che manca. Non Esatto. solo fare lo scrittore e vado per gusto, che poi la maggior parte è invidia. Generalmente c'è uno che ha successo, allora io ho invidia perché quello ha avuto successo, io no. Questo è il meccanismo principe per gli haters e per le recensioni negative. Allora, uno deve essere, se vuole fare lo scrittore, deve essere anche abbastanza, come dire, serio e oggettivo in questo. Non me ne frega niente del gusto. Poi quando faccio il lettore di gusto decido se è una schifezza o no. E posso anche esprimerlo, ma sono affari miei. Ma Certo. se voglio fare lo scrittore devo capire che tecnica ha usato, che gestione del punto di vista ha usato, Che struttura di come ha trama costruito c'è il dietro? personaggio, C'è una qual è la struttura. struttura, usa flashback o no, è in prima persona o in terza persona. E, oh, Il ragazzi, queste ritmo, robe qui. l'alternanza delle sequenze. Ma queste robe qui, voglio dire, io voglio capire come sia dal punto di vista, mi vado a prendere il Trono di Spade di George Martin, non leggo il fantasy, chi se ne frega? Però vado a prendermi il Trono di Spade di George Martin e lo apro e lì c'è un corso di scrittura sul punto di vista, la gestione del punto di vista. Voglio la scrittura immersiva, mi devo leggere per esempio Hunger Games. Ma sì, ma devi fare, ma voglio dire, ogni libro è un pozzo, un mondo di segreti, perché ogni scrittore ha i suoi segreti, i suoi trucchi, le sue tecniche. Bisogna essere capaci di andare a leggere, leggere presto, leggere in questo senso. Non leggere, perché sono uno che si legge tutto per gusto, però non ha capito niente di come sono stati costruiti i libri. No, Certo. leggere tanto per capire come vengono costruiti, scrivere tanto per cercare di applicare le cose che ho visto e magari poi farmi vedere la mia personale interpretazione, il mio modo di andare oltre e di fare le cose. Ho visto come hanno fatto quelli lì. A me è venuta un'idea migliore, io la faccio cos'ha. Certo, Bella questa cosa qui. assolutamente. Quando gli dico questa cosa, guardate che tra scrittori che pubblicano a un certo livello nelle case editrici, a me succede con i miei amici, i miei colleghi scrittori, quando ci parliamo dei nostri libri, secondo voi che cosa ci diciamo? Ah, bello il tuo ultimo romanzo, mi è piaciuto. Ma io negli ultimi 20 anni non ho trovato un collega scrittore che mi abbia detto una cosa di questo genere. Quello che si dice è, ah, ho visto cosa hai fatto lì, come hai costruito quello, Bravo. figata, quella te la frego, il prossimo la faccio io. Oppure no, io però la farei, ah, no, non te lo dico, adesso so come farlo. Sono questi i discorsi che Certo. facciamo tra di noi. Si studiano quello che hanno fatto gli altri. Si studia quello che i colleghi sono riusciti per ottenere quel Quel successo. Come guizzo, diavolo l'ha fatto? quell'intuizione. Come diavolo l'ha fatto colui ad arrivare lì? Allora lo vai a guardare, scopri come ha fatto, cerchi di capire e poi non devi farlo uguale, tale e quale imitarlo. Cerchi di capire come trovare la tua strada per ottenere lo stesso risultato.
Tu Questo fa lo pensa, scrittore. pensa che mi è successa una cosa che adesso, poi magari la tagliamo questa, un'autrice un po' col dente avvelenato, le ho fatto una valutazione di un romanzo che insomma non aveva né capo né coda e lei mi ha detto, ho sbagliato editor a cui chiedere la valutazione perché tu si vede, leggi cose commerciali, non sei una che capisce il mio romanzo È un classico, un e io gli ho classico. detto, senti, tu forse sei un ignorante cosmica, lì sono andata proprio, perché io devo leggere tutto quello che Sì, esce e che vende tot, devo. Perché io ma devo lì è essere senza speranza aggiornata. comunque, cioè non è che si riesce a sistemare Ma questa infatti qui, è poi così. È uno lascia perdere, nel senso non ci si mette così. a litigare con i sordi. Però ecco, è questo, io leggo tutto, dai 50 sfumature, le ho lette come, ho preso anche appunti, poi ho capito, ho detto, ah ok, è piaciuto per questo, va bene, lo sapevamo, ma insomma è stata intelligente la scrittrice, molto. E quindi adesso ti faccio l'ultima Esatto. domanda, Franco, poi ti lascio andare, ti ringrazio anche per la tua disponibilità di tempo. Si può vivere di scrittura, che è un po' la domanda. Ecco. Io ci vivo, ho una famiglia di quattro persone, ho moglie e due figli a carico, ci vivo. Bene. Dipende, però, dipende cosa scrivi, a che risultati arrivi, evidente, se arrivi a certi risultati ci cambia la grande. C'è chi diventa milionario, voglio dire. Vedi Marcello Per Simone cui, ultimamente, anche uno degli italiani che... esatto, cioè facevo Simone, dove nasce, In cosa, dove immagini scrive le libri. cose. Sulla rivista Writers Magazine Italia che scrive, Ah, vedi, non lo sapevo che veniva da te. Non lo lì conosco. sopra, sui primi racconti, le sue prime cose, carissimo amico, ma è partito da lì. Però è vero, la gavetta, uno ha paura di... Vuole tutto... Allora, adesso il mondo va di fretta. Adesso questo coronavirus, secondo me, ci sta bloccando su questo andare di fretta. Però è vero, uno vuole tutto subito, non è... Muore tutto subito perché vedi il mondo dei social, vedi, parlando degli influencer di YouTube, Sì. ah, vedi quello lì, ha fatto due video, è diventato famoso. Allora pensano tutti, ah, la Ferragni è diventata milionaria facendo tre foto di costumi da bagno. Non è mica vero. No, appunto, il concetto è, ma stiamo Sì. scherzando, ma ci sono, quanti siamo? 60 milioni in Italia, dobbiamo fare tutti gli YouTuber, ma ce ne riesce uno. Quindi Certo, è la c'è un stessa cosa. motivo. Tutti scrivono, ma uno arriva a un certo livello. È sempre così, c'è Sì, selezione in certo. tutto. Non è vero che è facile. Quello che è facile con i social, col mondo dell'intero online, è che il primo che passa decidi di fare il blog di scrittura, comincia a pubblicare racconti e arriva un altro che gli manda il racconto, questo lo pubblica senza avere nessuna cognizione, e allora l'altro che l'ha pubblicato dice, ah, sono uno scrittore perché mi ha pubblicato il blog Grandi Scrittori. Ma se io faccio un blog Grandi Scrittori, mica nessuno mi ferma, eh. No, Ho fatto un infatti. blog Grandi Scrittori, chi sono i grandi scrittori? Quindi è questo che manca, il confronto vero versionale. Però quel Certo. racconto, stesso racconto che è uscito sul blog Grandi Scrittori fatto da uno che si è inventato la mattina, con lo stesso racconto, prova a mandarlo a Mondadori. Vediamo come va. Certo. Vediamo. Riesce a entrare. Se riesce a entrare, allora sei davvero uno scrittore bravo. E ci sono le possibilità per mettersi in gioco, per provare. Io faccio Certo. 30.000 premi letterari per scrittori, ne scopro tantissimi nuovi talenti grazie ai premi letterari, ne faccio 30.000. Quindi si può, basta informarsi e si trovano le occasioni. Allora, se riesci a vincere, ad arrivare, allora dimostrerai che sei uno bravo. Certo. Ilaria Tutti ha vinto il Gran Giallo Città di Cattolica, infatti insieme a me al Giallo Mondadori, io presidente di giuria, quell'anno lì è stato molto felice conoscere questa ragazza secondo me di talento, che poi ho pubblicato anche con ebook, adesso Ilaria Tutti chi è? È diventata una delle scrittrici più vendute nel mondo, di Certo. thriller. È partita così, eh? Non è che sia partita. Sponsorizzata da Quello ha Donato dimostrato. Carrisi comunque adesso, anche come Quello ha autore, quindi dimostrato. Sì, ma non è sai che... che Resi l'ha conosciuta molto dopo Sì, perché è una però dico... longanese, l'inglese gli ha detto, vedi Aiuta di spingermi anche, bene questa qua. aiuta anche questa cosa, È insomma. l'altro, voglio dire, lei è brava a prescindere, Certo. brava, ha dimostrato di essere brava a prescindere, Sì. ma l'ha dimostrato sul campo. Ha partecipato ai premi letterari che gli ha vinti, ha pubblicato racconti, ebook, eccetera, si è messa in gioco, li ha diffusi. Cioè, ha Ed è una fatto ragazza tante belle giovane cose. e non Ha è... fatto, si è messa, ma non si è confrontata con il blog Grandi Scrittori dal primo che passa, per dire sono una scrittrice perché ho pubblicato là sopra. Certo. Ha cercato quelli che erano, si è informata, ha cercato quelli che erano gli ambiti giusti, si è messa in gioco negli ambiti giusti, consapevole delle proprie capacità. Questo deve fare uno scrittore, consapevole delle proprie capacità, deve sapersi mettere in gioco negli ambiti giusti per ottenere la dimostrazione dei riconoscimenti che attestano che davvero è in grado di proseguire e di crearsi un percorso. A Ma quel punto al 90% dei casi si arriva. Mi hai fatto venire, scusa, in mente una domanda e poi veramente basta perché ti sto stressando da più di un'ora. L'autopubblicazione è davvero così mal vista dall'editoria tradizionale?
L'autonomia personale non è né ben vista né mal vista, è totalmente ignorata. Ah, Cioè, non ok. esistono gli autopubblicati, perché intanto sono tantissimi, sono Sì. troppi. Quindi sai che quelli che vanno in classifica per un attimo su Amazon, è Amazon che li mette lì, perché Amazon, questo meccanismo, i propri autori li butta sopra per far vedere, così altri vedono che se ti autopubblichi su Amazon vai primo in classifica e quindi vendi un casino, allora tutti fanno il su Amazon. E poi vai a vedere, non hai venduto una mazza. Quindi i meccanismi agli editori non interessano. Agli editori possono interessare esattamente come YouTuber, eccetera, quello che improvvisamente esplode anche come self e riesce a ottenere fai dei numeri. Nel mondo anglosassone è molto diffusa questa Sì, cosa. sì. Sono dei self che hanno venduto milioni in self, a questo punto vengono presi dai grandi case editrici e li portano dentro. Da noi è rarissimo, è rarissimo. Io l'ho appena fatto con un autore, Francesco Grasso, con un bellissimo Sì. libro che ha pubblicato praticamente quasi in sé, perché una piccolissima casa editrice inesistente con cui ha fatto tutto lui, e adesso l'abbiamo comprato come quel libro lì, l'abbiamo comprato come Mondadori, uscirà in Mondadori, ha fatto il grande salto in maniera interessante, ma ce ne sono tanti. Io dico sempre, l'autopubblicazione, ho fatto un video anche su questo, dove dico, fatela se non avete nessun'altra possibilità, se non avete nessun'altra possibilità di poter davvero il vostro prodotto farlo arrivare da qualche parte. Però bisogna farla con tutti i crismi, Sì. perché il vero problema degli autopubblicati è che buttano fuori quello che hanno scritto, credendo che sia giusto, e non hanno i mezzi per capire cosa sia giusto o sbagliato. Certo, sì. Io a volte vedo dei self che mettono fuori i loro ebook con errori grammaticali nel titolo. E quindi poi Tremenda questa dopo cosa. puoi fare quello che vuoi, ma se non lo sai, se non lo sai e commetti degli errori, ragazzi. Allora la tua pubblicazione cosa ti serve? Non solo non ti serve, non vieni visto, e non ti fa curriculum, ma ti danneggia. Quindi bisogna fare attenzione e farlo con cognizione di causa. Poi ci sono autori che vogliono fare Certo. solo il self perché non vogliono entrare nel mondo dell'editoria, vogliono far solo lì, benissimo, fanno bene, lo facciano, nessun problema. Cioè, qual è il problema? No, 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 era una domanda curiosa che ti volevo fare perché appunto, vabbè, ti ringrazio. Sei stato molto chiaro, molto esaustivo, molto interessante, ma non mi aspettavo niente di meno, insomma. E grazie per il tuo tempo e Grazie speriamo, ecco, che il momento storico editoriale si riprenda perché il mondo ha bisogno di storie per a te. riprendersi, Sì. per vivere bene, per evolvere. Quindi speriamo che le cose passino presto, insomma, questa emergenza, tanto per la salute di tutti, ovviamente, che non aiuta, e poi per rimettere Speriamo, in moto anche la mente. stiamo in casa Sì, e sì. almeno leggiamo, 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 intanto aiutiamo a non uscire, non diffondere il Almeno se contagio. uno non può comprarsi quelli nuovi, almeno smaltisca quelli vecchi, metta qualche recensione che dà un po' di Esatto. speranza a chi No, quelli scrive, nuovi ci insomma. sono in ebook. Ecco, appunto. No, infatti Quelli nuovi ci io sono sono in ebook. felicissima perché Ogni edicola, ogni viva edicola. l'edicola che resiste e va avanti a buttare fuori libri, mi Ma no, io quando raccomando. ero ragazzina, e poi questa cosa non la mettiamo, andavo sempre a prendere il giornale per mio nonno la domenica e mi compravo un giallo Mondadori perché ero appassionata. Caspita. E avevo la mia libreria con tutti, perché poi col dorso tutti uguali, col numerino, no, ero tutta fiera di me. Vabbè, poi li leggevo ovviamente, non. Sono tanti che lo fanno, Sì, sono mi tanti che lo fanno. piaceva un sacco. E quindi io ho sempre comprato in edicola i libri, spero che la gente. Poi io vado Speriamo. tutte le settimane a prendere i miei Robinson, tutto libri, eccetera, eccetera. Quindi quando ci sono spesso mi compro anche qualcos'altro, quello che vedo, quindi è una cosa bella. Esatto. D'accordo, grazie mille, scusami Prego. ancora per questi. Ci siamo un po' rincorsi, ma grazie mille per il tuo tempo e buona Grazie a te, giornata. figurati. Ciao, Ciao, buona grazie. giornata. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao.